individueremo con l'ausilio dei partner tunisini una serie di una o due aree in cui abbiamo, come dice, in cui si è verificato in questi anni un depauperamento di questo habitat di pregio che è la posizione oceanica. Una volta stabilito ciò, noi procederemo al reimpianto attraverso una serie di studi preliminari, però prima, che dovremmo effettuare al reimpianto, diciamo, della Posidonia in situ e soprattutto anche alla realizzazione di tutta una serie di opere di contenimento che serviranno negli anni a far sì che, diciamo, l'impianto che noi avremo realizzato si continui, diciamo, a persistere e a, diciamo, a riprodursi. Facendo che cosa? Anche utilizzando tutta una serie di materiali che sono tutti un po', come dire, votati al riutilizzo e che ci consentono anche non solo di mantenere questo habitat di pregio, di fare un'opera di rinforzo a questo habitat di pregio, ma anche quello di aumentare la quantità di fauna marina in prossimità di questo habitat. È un progetto scientifico prevalentemente ed è un progetto strategico, quindi la seconda call del programma Italia-Tunisia, e quindi questo già presuppone di per sé che le attività vadano oltre alla normale chiusura del progetto. Il progetto si aspetta, appunto, fra gli output stessi, che ci siano delle sostenibilità che vadano al di là della chiusura del progetto. Tutti gli interventi saranno mirati a far sì che alla chiusura delle attività il progetto prosegua con le sue gambe e le attività proseguono in modo tale che da un semplice studio, da una semplice tra virgolette parte limitata di territorio, il progetto si espanda anche in tutta l'area trasfrontaliera, quindi in tutto quello che riguarda il territorio siciliano e tunisino.